Codisti, buonasera ed eccoci dalla squadra corsecodisti.it, Triton Outback 400, 4x4, comunque l'Access 400, adesso potrebbe anche essere uno sportivo, la centralina è uguale, il motore lei stessa, almeno per il gruppo termico, poi tutto il resto cambia. Allora, come vediamo, abbiamo già staccato nell'altro servizio il cavo che rientra alla centralina, l'unico filo che rientra diretto, l'abbiamo tagliato ed è quello per il limitatore, cioè il motore non viene più fermato a 8000 giri al minuto. E adesso ci accingiamo a staccare anche il limitatore dell'elettromarcia, dobbiamo usarlo sulla neve a raduno di Monte Campione e quindi ci accingiamo anche a staccare la retromarcia. La retromarcia sono questi due fili che voi vedete, uno rosso e uno verde, che si uniscono anche loro e rientrano in centralina. A differenza di quell'altro che deve essere tagliato, questo però si unisce con una clips. Quindi basta che staccate la clips in questo modo, facciamo vedere i due fili, lo avete così staccato la clips e avete disabilitato il limitatore a retromarcia. Attenzione che togliere il limitatore a retromarcia è molto pericoloso, quindi state poi attenti, ma è ovviamente molto utile perché adesso non mi ricordo più se chiude a 3.400-4.300 giri, comunque sono veramente pochi in retromarcia, qua sale poco. In questo modo il vostro 400 si scatenerà e darà tutti i cavalli che dà con la marcia avanti anche con la retromarcia inserita. Signori della squadra corsecodisti.it, per questo servizio su come disabilitare la retromarcia sul Triton Access 400 dal vostro ferro è tutto. Buonasera.